Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Analizziamo la situazione di ArcelorMittal, voi come situazione inerente ai dipendenti diretti, voi come ditte appunto dell'appalto. E partiamo da quest'ultima realtà, da quest'ultima situazione. C'è stato un incontro in prefettura, USB ha riconosciuto la disponibilità del prefetto, però così come avete dichiarato, l'incontro in prefettura si è rivelato un nulla di fatto, un buco nell'acqua. Cosa sta accadendo? Considerando che c'è una situazione appunto debitoria nei confronti delle ditte dell'appalto di 40 milioni di euro. Beh, sta accadendo quello che stiamo denunciando da mesi, che avevamo annunciato sulla questione appalto, cioè Mittal continua a chiudere il rubinetto e quindi continua a mettere in estrema difficoltà centinaia di aziende, la maggior parte di queste locali tra l'altro, che non sono in condizione di pagare gli stipendi per attività già svolte, perché anche qua non sono attività svolte nei mesi passati. Abbiamo chiesto un incontro al prefetto, tutte le organizzazioni sindacali, e la preoccupazione è fortissima, perché noi crediamo che a breve, se come dire, non c'è un cambio di passo, ci possa essere, come dire, ci possono essere le prime proteste, proprio e giusto proteste dei lavoratori che stanno subendo ormai da mesi. Abbiamo casi di lavoratori che non percepiscono stipendio da un paio di mesi, con aziende che avanzano fino a 1 milione di euro e anche più di fatture scadute. E poi in tutto, diciamo, sto casino c'è anche chi approfitta della situazione. In che senso? Cosa fa qualche furbetto di turno? C'è qualche imprenditore furbetto che a un certo punto, come dire, usa la scusa di ArcelorMittal per non pagare i dipendenti, quando in realtà poi forse uno dei pochissimi casi da Arcelor avanza praticamente nulla. Parliamo della Giove SRL che non paga i dipendenti da 2 mesi in pratica e che dalle verifiche che abbiamo effettuato all'inizio di aprile, in cui doveva già pagare lo stipendio, uno stipendio e mezzo in arretrato, dall'inizio di aprile praticamente aveva uno scaduto pari a poche decine di migliaia di euro. Quindi, diciamo, il classico esempio di imprenditoria, come dire, votata a scaricare tutto sui lavoratori. Imprenditoria poco seria, tra l'altro di questo abbiamo anche informato Confindustria, e in un momento del genere ci vorrebbe responsabilità, però purtroppo ci sono anche soggetti di questo tipo che approfittano, sguazzano in questa situazione. Ma si comportano un po' da avvoltoi, da sciacalli, perché poi alla fine, come dire, no? Tu vai a scaricare sull'anello più debole, che sono i lavoratori. Lavoratori che tra l'altro, come dire, questi lavoratori della Giove, per questo motivo, poi ci sono altri lavoratori come quelli dell'Iris, che però le ragioni rispetto all'Iris è uno scaduto importante e quindi la responsabilità di ArcelorMittal, diciamo, buona parte della responsabilità. Sono lavoratori che poi il paradosso che non hanno neanche la condizione, cioè avevano una condizione peggiore, perché il paradosso è questo: fossi un disoccupato, quantomeno tu potresti magari accedere al buono, all'aiuto del comune. Sei un lavoratore che è occupato, che è costretto ad andare a lavorare, altrimenti ti becchi il provvedimento disciplinare, magari non viene licenza pure, e devi stare zitto se io non ti pago, e se non ti pago per 2 mesi, come dire, è un poco complicato far mangiare i propri figli. E non puoi neanche protestare, perché c'è il veto dell'assembramento. E c'è il problema grosso della protesta, che poi alla fine è soffocata. Noi questo è il messaggio che abbiamo lanciato al prefetto, abbiamo detto guardate che qui rischia di scoppiare il caos. Io credo, spero di no che le cose si aggiustino, però per quanto riguarda i dipendenti della Giove soprattutto e di altre aziende, il rischio concreto che nei prossimi giorni, come dire, si inizi, come dire, a derogare al DPCM e a forme di protesta, perché è chiaro che diventa insostenibile per i lavoratori continuare a stare in questa condizione. Parliamo di ArcelorMittal considerando i dipendenti diretti. Intanto questa voglia di ArcelorMittal di tenere le persone in cassa integrazione quando c'è una liquidità di 9 miliardi di euro, tanto per cominciare. E poi anche domando Rizzo, ora che la morsa, diciamo, del Covid sembra essersi un po' allentata,
Questa situazione dovrebbe, come dire, allentare, no? Quindi far sì che ci sia un maggiore impiego del personale, quindi dovremmo arrivare, non dico a regime, ma ad un maggiore, un maggiore utilizzo delle unità lavorative rispetto ad ora. Cosa accadrà? Ma non accadrà nulla di tutto ciò, questo come lo stiamo dicendo in tutte le lingue. Ci sono alcuni elementi da mettere al centro poi del ragionamento. Uno, le attività AIA, che vengono sospese in un momento in cui secondo me andavano sospese perché eravamo nel pieno dell'emergenza Covid, e attività AIA che secondo me non riprenderanno. Noi, io ho fatto due volte in prefettura la domanda ad Arcelor e non ha risposto come suo solito, perché Arcelor, come dire, quando non gli conviene non risponde. Ho chiesto se era in programma una richiesta al Ministero da parte di Arcelor per allungare i tempi rispetto alle scadenze AIA, perché questa è la voce che circola e secondo me avverrà. Primo. Secondo, quando Arcelor dice di fronte al prefetto le parole che ha usato il direttore dello stabilimento, che definisco ironiche per non usare un altro termine volgare, pagheremo con pazienza lo scaduto, no? Addirittura Sua Eccellenza il prefetto interviene e dice, ma che significa, che con, significa pazienza? Con pazienza, no? Questo fa presagire quello che è il disegno da qui, come dire, nei prossimi mesi, che è quello di chiudere il rubinetto e portare poi, come dire, al fallimento, perché questo avverrà decine e decine di aziende con un sacco di lavoratori che rischieranno di perdere posti di lavoro. Terza cosa è la contraddizione di ArcelorMittal. Quindi, con l'emergenza Covid faccio una produzione che era minore rispetto, come dire, a quella che avevamo prima dell'emergenza Covid, leggermente minore, però hanno usato la cassa integrazione per andare a collocare un paio di migliaia di persone in cassa, quindi i dati dicevano che avevamo una presenza media giornaliera 3.000-3.200 persone. Nella fase di allentamento, nella fase 2, ci si aspetta, come dire, che ci sia il rientro in fabbrica almeno di una parte dei dipendenti. Un reimpiego delle unità lavorative. In realtà parliamo di numeri piccolissimi, cioè non c'è stato questo scossone, al contrario. Questo lascia presagire, come dire, che probabilmente, come dire, si tende a tirare dritto fino a novembre, in cui c'è la scadenza, con questo tipo di atteggiamento. La dico così. Noi una volta facemmo un'intervista con te in cui mostrammo la lettera da Morselli, sì, che denunciava ai ministri, diceva, guarda, se il prefetto non mi dà la possibilità di commercializzare, io non posso. Sì. Adesso praticamente loro stanno dicendo che i clienti non acquistano perché è tutto fermo. Cioè, è contraddittorio. Sì, hanno sempre, come dire, la soluzione giusta, no? Al momento giusto. Poi sono fortunati perché paradossalmente la questione Covid, come dire, gli ha messo in una condizione di andare a rimettere in discussione, perché quello faranno, l'ultimo accordo fatto col governo con quella famosa penale di 500 milioni. Ecco, a proposito dell'accordo sindacale, cosa si prevede? Ma io a Patuanelli ho detto, quando ci siamo incontrati, ho detto che cosa avremmo preferito noi. Cioè, noi avremmo preferito che Arcelor pagasse subito la penale e andasse via, perché più tempo rimane a Taranto, più danni fa, ricordiamocelo, aziende appalto che non vengono pagate, licenziamenti che continuano. L'altro giorno sono state licenziate altre due persone, tra l'altro un dipendente, diciamo, della direzione e un altro lavoratore che ha sede a Milano. Cioè, sta avvenendo, come dire, la diminuzione del numero in maniera quasi naturale. Atti di vigliaccheria, io ho definito, continuo a chiamarli tali, perché poi avvengono nei momenti in cui paradossalmente i dipendenti non possono manco difendersi, né facendo lo sciopero e con i tribunali chiusi, come dire, anche se hanno ragione, rischiano, no, poi di rimanere un sacco di mesi a casa con tutto quello che implicano, tu lo sai, certo, che a un certo punto se hai una famiglia e prendi uno stipendio per pagare i debiti per andare avanti, se di colpo non ce l'hai più, è chiaro che il problema può diventare, come dire, un problema grosso e pesante. L'idea che Arcelor ha qual è? Secondo me arriveranno a novembre e tenteranno di lasciare lo stabilimento praticamente inutilizzabile, che era quello che volevano fare a novembre dell'anno scorso, se ti ricordi, quindi con un potenziale danno, come dire, anche e soprattutto per la questione ambientale.
con l'appalto che rischia di essere asfaltato, quindi tutto il tessuto, come dire, sociale di Taranto distrutto, perché nell'appalto, lo voglio ricordare, ci lavorano qualcosa come 4.000 persone, e probabilmente vorranno trovare la scusa per non andare a pagare la penale, 500 milioni di euro. Cioè, questi sono così. Sono così. E in tutto ciò, io lo ripeto, c'è questa questione dell'accordo sindacale. Che faranno loro? Secondo me ci chiederanno questo, ci chiederanno uno, almeno altri 2.500-3.000 cassi integrati, cioè sugli 8.000 attuali, perché a quel numero siamo arrivati, almeno 3.000 cassi integrati. Quindi arriveremo a 5.000 impiegati. Perfetto, a tanto. Unità lavorative impiegate. In una prima fase. Per poi probabilmente aumentare il numero di altre 500.000 unità in una seconda fase, perché lì, da quanto si capisce, pare che il loro nuovo piano industriale preveda la fine del piano al 2024, quindi questo potrebbe essere lo scenario, che è molto simile praticamente a quello attuale. Quindi a lavoro una parte di lavoratori e l'altra parte in cassa integrazione. Poi secondo me chiederà di azzerare tutti gli accordi, tutta la parte degli accordi integrativi, che mediamente pesano intorno ai 4.000-5.000 euro anno a lavoratore, quindi parliamo di una perdita netta mensile che si può aggirare intorno alle 350 euro, e in più la ciliegina sulla torta, la non riassunzione dei 1.800 che stanno in AS. Questo, al netto del fatto che credo che non riassumerà neanche quelli che metterà in cassa integrazione nel momento in cui si dovesse fare l'accordo che noi abbiamo già detto non sottoscriveremo mai, perché per noi l'unico ragionamento su cui bisogna ripartire è quello dell'allontanamento di ArcelorMittal, quindi diciamo al governo come primo passo. Ok, prima di fare qualsiasi ragionamento finale, per noi Arcelor va preso, va messo fuori alla porta. Ma anche per il governo stesso è controproducente, perché non c'è futuro, non ci può essere programmazione se ArcelorMittal comunque a novembre va via, quindi di che cosa stiamo parlando? Non c'è futuro. Quel poco che rimarrà ancora servirà per fare terra bruciata, per distruggere tutto. E poi c'è un quarto punto che vorrei mettere in evidenza. Il ruolo della Morselli. La Morselli secondo me sta lavorando per andarsi a riconfermare al netto della permanenza o no di ArcelorMittal. Cioè la Morselli sta facendo questo tipo di ragionamento. D'altronde lei... cambia perché nella struttura, ecco, lo dico così, le relazioni sindacali in tanti anni, anche con i Riva, tu sai come dire, no? Certo. Sono stati anni drammatici con i Riva, io non ricordo un momento in cui le relazioni sindacali erano ridotte praticamente a nulla, sono delle comunicazioni quando noi le chiediamo, cioè non arrivano manco risposte alle domande che fai. C'è stato praticamente l'azzeramento dello staff, tutta una serie di cambiamenti, ma c'è un approccio completamente diverso, molto più distante, menefreghista. E... quindi la Morselli potrebbe riciclarsi. Lei tenterà di fare questo, ma è chiaro, noi lo diciamo. Una che stava con la cordata opposta ad ArcelorMittal, passa da una parrocchia all'altra, e quindi chiaramente, pur di mantenere la poltrona, è facile a questi... Quando parli con qualcuno della politica o magari con qualcuno che ha incarichi istituzionali, ti dicono è una professionista. Io la definisco una grande opportunista. Apro e chiudo parentesi, lei oggi sta rappresentando una multinazionale che sta distruggendo un territorio, che sta tra l'altro mettendo anche in cattivissima luce la politica italiana, che è debolissima, e il paradosso poi sarebbe anche affidarli, no? la gestione dell'eventuale ILVA pubblica, se avverrà questo a novembre. Anche su questo, come dire, un punto fermo, noi la Morselli non la vogliamo. Cioè lei è venuta qui e qualcuno ci ha detto guardate che è meglio perché lei è italiana, sa come funziona. Si parla di ingresso di Invitalia, no? Cioè di varie parastatali. Sì, da quando c'è lei sappiamo come funziona, ci sono persone licenziate così dalla mattina alla sera senza nessun motivo, quindi famiglie prese e buttate in mezzo alla strada nella disperazione più totale, senza nessun motivo, aziende d'appalto, come dire, che
ogni mese devono subire questa condizione che a loro volta, come dire, scaricano poi addosso ai lavoratori. Zero con tutte le istituzioni cittadine. Tra l'altro mi sono permesso anche di dire che pure il prefetto un po' è stato preso in giro, no? Dall'atteggiamento di ArcelorMittal, prima diceva una cosa, poi ne diceva un'altra, quindi zero rispetto per le istituzioni, un atteggiamento, come dire, che ci lascia pensare che Arcelor, la speranza nostra è che prenda, vada via e si porti insieme la Morselli. Abbiamo appreso che i lavoratori, alcuni lavoratori, un certo numero di lavoratori di Ilva INAS verranno impiegati nelle bonifiche. Sì, il commissario l'altro giorno lì, che era all'incontro in prefettura, ha detto che si riavvierà quella fase che era stata avviata a febbraio, che prevedeva l'impiego delle prime 40 persone. Sono congelati questi lavoratori in AS, sembrano una barca così alla deriva che non... Sì, diciamo sostanzialmente le ragioni sono due. Uno, una scarsissima attenzione del governo, perché su questo noi abbiamo prospettato una serie di possibilità al governo che potevano mettere in condizione questi lavoratori di lavorare, tra l'altro facendo anche attività di carattere pubblico, no? Aiutando, no? E abbiamo fatto una serie di proposte, come dire, anche diverse al governo. L'ultima volta che abbiamo parlato con Padovanelli ha detto no, ho letto, su qualcosa stiamo ragionando, però ad oggi, come dire, la condizione è esattamente quella di 18 mesi fa, cioè questi lavoratori non hanno, noi non abbiamo nessuna prospettiva futura. ArcelorMittal non è il nostro futuro, perché, come dire, non c'è né intenzione da parte di Arcelor di assumerci, e soprattutto c'è un governo, come dire, che ha disdettato l'accordo fatto al ministero. Sottoscritto dal ministero stesso, cioè quell'accordo che tra l'altro, come dire, vedeva il governo come garante, no? Rizzo, Taranto dovrebbe avere una fortuna, tra virgolette, quella di avere un sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il senatore Mario Turco. Quindi dovremmo avere in teoria un garante, no? Di questa situazione di Taranto. Dovremmo, il condizionale d'obbligo, però l'azione del governo è stata assolutamente deficitaria. Ma oggi purtroppo il governo, anche a causa, diciamo, delle tensioni in maggioranza, a me non sembra un governo stabile. Noi corriamo un rischio ancora peggiore, che quello che cade il governo e rincominciamo nuovamente questa storia. Perché poi la storia dell'Ilva credo che sia il classico esempio di quando un paese è instabile politicamente e le decisioni vengono sempre rimandate. Rimandare le decisioni vuol dire scaricare sui più deboli, che sono i lavoratori, il tessuto sociale in cui risiede la fabbrica. E il rischio concreto è che, ecco, quel ragionamento iniziato sul DL Taranto, che andava di pari passo rispetto alla questione Ilva e che doveva, come dire, sbocciare poi in una serie di misure per andare a creare alternative che servono soprattutto per il futuro, no? Per diciamo ragionare, incominciare a ragionare facendo a meno di quello stabilimento. Io credo che noi corriamo il rischio rispetto a questi momenti di vedere tutto quel lavoro, come dire, buttato a mare. Sembrava tanto che il CIS da un lato e il cantiere Taranto dovessero ridisegnare un futuro diverso, ma al momento sembra che sia solo teoria. Sul cantiere Taranto io quello che ti posso dire è che noi in questa settimana, non so se è già partita, partiva una richiesta a Turco di riprendere, come dire, la discussione sul cantiere Taranto, perché noi pensiamo che è una discussione che va fatta. Perché diciamo che è lo strumento che ci può mettere nelle condizioni veramente di uscire fuori da quel ricatto che quella fabbrica ogni giorno sta perpetrando sui tarantini, non solo per la questione del Covid, ma anche e soprattutto per il primo grande virus, che è quello dell'inquinamento.